Buonasera a tutti, ciao, mi chiamo Andrea Pauri e sono stato invitato qua per parlarvi di TED, bravo, lo conosci? Quanti conoscono TED? Tre e mezzo. Bene, bene. E visto l'orario, non so, voi, io ho questa sensazione, adesso così. Dopo pranzo, no? Non è magari l'orario migliore per iniziare, più o meno i tempi di reazione sono questi. Siete pronti? Fra un po' partiamo, eh? Via, vai, ecco qua il mio. Eccolo in testa, il finlandese, corri. Ma ecco il recupero, è incredibile. Ah, va bene, più o meno i riflessi siamo a questo livello qua. Allora, quindi per tutte le persone che non conoscono TED, faccio una brevissima premessa, poi andiamo al cuore del discorso. TED nasce in America 30 anni fa ed è stato un fallimento. Il primo TED è stato un fallimento. Ray Kurzweil, l'inventore di TED, l'ha fatto un anno, poi ha chiuso i battenti. Poi, nel senso, come in ogni storia, ci sono varie sfaccettature attraverso le quali si possono interpretare i fatti, no? E visto che in questo caso è questa scuola, non so come definirla, questo laboratorio è improntato da un punto di vista imprenditoriale, magari faccio un accenno, insomma, un po' più sottolineato rispetto ai temi dell'imprenditorialità, quindi anche successo e fallimento. E quindi il primo TED è stato un fallimento, e ci ha messo 6 anni, per 6 anni non l'ha fatto, dopo il sesto anno l'ha cominciato a rifare, ha reiniziato a rifarlo. Ed è diventato tipo, oserei dire, il benchmark, cioè la misura di riferimento delle conferenze a livello mondiale. TED è un acronimo, TID sta per Tecnologia e Entertainment di Design. L'inventore, che è appunto Richard Saul Wurman, che è stato a Milano qualche giorno fa, qualche mese fa, sono andato a incontrarlo così durante una conferenza, ha sottolineato il fatto che quella E lì poteva essere education e invece lui ha fatto entertainment, in maniera tale perché anche l'education magari viene comunicata meglio e recepita forse anche meglio se c'è un minimo di intrattenimento. Quindi vi dicevo, nasce 30 anni fa, per partecipare a TED costa attualmente intorno ai 7.000 dollari, sono 4 giorni di conferenze. Le persone che hanno le idee più affascinanti, brillanti, coraggiose, innovative, imprenditoriali, vanno a TED e in massimo 18 minuti le raccontano a tutto il mondo. 6 anni fa, no, un po' di più, 7 anni fa, l'attuale curatore di TED, che si chiama Chris Anderson, che è omonimo di Chris Anderson di Wired, la rivista Wired, va bene, è una delle riviste più, insomma, più interessanti da un punto di vista dell'innovazione, dell'innovazione tecnologica. Vabbè, è omonimo con questo Chris Anderson, direttore di Wired, ma non è la stessa persona. Cosa ha fatto? Ha deciso di rendere pubbliche gratuitamente i video. In seguito alla pubblicazione gratuita dei video online c'è stato un boom incredibile. Bravissima. Allora, nasce come una conferenza, dura 4 giorni e costava, tipo 20 anni fa, 4.000 dollari per partecipare. E veniva tacciata, accusata di elitismo, cioè solo chi si poteva permettere queste cifre per andare 4 giorni a vedere una conferenza. E secondo me, qua stiamo parlando di due persone veramente molto interessanti: sia l'inventore di TED, cioè la persona che vi dicevo prima, Richard Wurman,
ma anche Chris Anderson, perché Chris Anderson è andato incontro a questa limitazione, se vogliamo chiamarla così, rendendo liberamente fruibili queste conferenze a tutti gratuitamente. Non è come vedere, non so, un concerto, anziché partecipare a un concerto dove c'è tutta l'emozione di viverlo insieme, o guardarlo da casa. Però, insomma, anche guardarlo da casa, non avendo la possibilità di andarci, meglio che niente, no? Poi, insomma, qua si parla di idee e così. La mission di TED, è quella di Idea World Spreading. That means diffondere idee di valore. Se avete domande, volete interagire così, va benissimo, nel senso non è un monologo monologo. E vi dicevo quindi, pubblicazione online dei talk. Tra l'altro, il video più visto in assoluto è di Sir Kevin Robinson, veramente molto ironico, 28 milioni di visualizzazioni, niente a che vedere con i 2 miliardi di Gangnam Style. Le cifre, cioè, c'è un po' di differenza. Okay. E questo video è molto bello, non ve lo faccio vedere perché dura molto, 18 minuti, dice che la scuola uccide la creatività. Quindi se è un non è un problema magari solo italiano, ma proprio di tutto il sistema scolastico mondiale. È molto bello e interessante, ma non ve lo faccio vedere, vi faccio vedere altri video. Bene, vi dicevo appunto, pubblicazione online, una comunità di, non lo so, migliaia di traduttori, l'hanno tradotto in 180 lingue. Topics, Red, l'hanno tradotta, Translate, qua. L'hanno tradotta, Our Languages, l'hanno tradotta in tutte queste lingue qua, praticamente adesso hanno cambiato il sito in 200 linguaggi, tutto gratuitamente, c'è un team di traduttori mondiali che si mette lì e traduce i talk dei TED. Tra l'altro, l'abbiamo pubblicato l'altro giorno, l'hanno tradotto anche in Klingon, che è la lingua di Star Trek, per dirvi che in fuoco ci può essere, nel senso, l'hanno tradotta in Klingon. Nessuno lo capisce, ma l'hanno tradotta anche così. Vedete, tipo in Francia, 1600 talk, poi magari l'Italia, una in latino, anche in latino, uno l'hanno tradotto, Italia, è ancora più sotto che non si vede, comunque è tra le più tradotte in assoluto. Italiano 1640. Ci sono, credo, intorno ai 1800 talk, quindi anche chi non capisce o chi non riesce a seguire l'inglese, insomma, qualche lingua per riuscire a seguirlo c'è. Bene, un successo strepitoso che neanche il curatore di TED si aspettava. E in seguito a questo successo online, hanno permesso a chi era un fan, a chi interessava fare una conferenza di questo genere, di organizzare dei TEDx a livello locale, cioè dei TED a livello locale, e hanno dato vita ai TEDx. Questo, in tutte queste cerchi e croci, indicano dove sono stati organizzati dei TED e dei TEDx. C'è anche sull'Himalaya, l'hanno fatto in Amazzonia, in un sacco di posti. L'Europa ovviamente è pienissima e nel mondo i TEDx più belli, credo, o perlomeno quelli più che raggruppano maggiori persone, sono a Sydney, che l'hanno fatto all'Opera House di Sydney, non so se avete presente quell'edificio che è il simbolo quasi di Sydney. 2200 persone hanno partecipato, Bruxelles è molto bella, poi a Bologna invece è il numero uno. No, non è vero. E a Bologna comunque andiamo abbastanza bene. A Bologna lo organizzo io. E il prossimo ci sarà il 25 ottobre prossimo. Costa pochissimo, pochissimo, pochissimo. E qua a Bologna, ad esempio, qua in Italia, vedendo anche è normale, io da 4 anni che non so quante, forse un migliaio ci sono arrivato, non so. Centinaia di volte racconto che cos'è TEDx, cos'è TED, tutta questa storia qua la racconto quasi quotidianamente. E quindi, non essendo tanto conosciuta, ma avendo degli ottimi relatori, dopo ve ne parlo, costa 25 euro. 25 euro più IVA, 30 euro. E quest'anno poi siamo al DUSE. Va bene. Quindi cosa succede? Che ci sono oltre 10.000 eventi in tutto il mondo. Parigi, Buenos Aires, Sydney, anche in Cina ci sono stati, Tokyo.
in Iran, dappertutto, ed è veramente una cosa molto, per chi piace ovviamente, molto molto bella, perché è una conoscenza globale che nasce dal basso. Quindi anche le idee che magari, non so se guardate spesso la TV, ci sono tre concetti in croce che vengono ripetuti ciclicamente, invece attraverso queste comunità di persone idee di valore emergono dal basso e vengono comunicate a tutto il mondo. Bene, vi volevo parlare in particolare di un concetto in particolare che è stato il tema dello scorso anno di TEDx Bologna. Perché questo fenomeno, questo movimento, rientra in una dinamica che si chiama innovazione esponenziale. E l'anno scorso, appunto, a Bologna, abbiamo organizzato un TEDx dedicato alle innovazioni esponenziali. Sapete cosa sono le innovazioni esponenziali? Sì, no. Le innovazioni esponenziali sono le innovazioni, cose nuove, esponenziali che seguono una dinamica esponenziale. Cosa vuol dire? Che l'esponenzialità è, se parto da 1, vado a 2, da 2 vado a 4, da 4 vado a 8, 16, 32, 64. Questa legge, questa dinamica esponenziale viene anche definita la legge di Moore. Chi era Moore? Moore era, o è, non so se è morto, non so, devo andare a vedere su Wikipedia, l'inventore, il proprietario di Intel. Intel è il processore. Negli anni 60, quando hanno iniziato a costruire i microchip, questo Moore, proprietario di Intel, si era reso conto che ogni 18 mesi la capacità di calcolo di questi processori raddoppiava. E quindi la legge di Moore deriva da questa constatazione. E il computer, non so se avete visto un attimo che evoluzione hanno avuto e che evoluzione avranno con questo raddoppio del raddoppio. Per farvela nella maniera più semplice, per comunicarvela nella maniera più semplice, se pensiamo a da 1 a 30, a 30 step, no? Da 1 a 30 in 30 step. Se io penso in maniera lineare, faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e arrivo a 30. Se invece io penso in maniera esponenziale, ed è questo che, oltre a avervi mostrato che cos'è TED, ci tengo, mi piacerebbe che vi portasse a casa questo pensiero qui, questa forma mentale qua, perché è veramente forte. Se invece pensiamo in maniera esponenziale, da 1 a 30, dopo 30 step, non si arriva a 30, si arriva a 1 miliardo, ok? Quindi quando anche magari voi avete delle idee imprenditoriali, avete qualche cosa a cui pensare in questa realtà qua, se voi vi immaginate il futuro in maniera lineare, se le immaginate in maniera esponenziale, andiamo sulla Luna, ok? E infatti molte startup anche di adesso, per dire le più famose, Facebook, Twitter e tante altre, hanno seguito questa dinamica qui e sono esplose. Va bene. Comunque vi faccio vedere meglio di questa spiegazione, ve la faccio fare da Ray Kurzweil, che è forse uno dei massimi esperti di queste dinamiche qui, e ha fondato la Singularity University. La Singularity University è una università della NASA, di Google, dove ogni anno circa 80 persone da tutto il mondo fanno un'application, fanno una richiesta, costi intorno ai $30,000 partecipare, una o due settimane, $30,000, dove all'interno di questa università, che si chiama appunto Singularity, perché cosa succede? Che questa esponenzialità, nel 2045 è previsto che ci sarà un computer che avrà la capacità di calcolo di tutti i cervelli del mondo. Nel 2045, cioè tra 30 anni, voi avete forse 50 anni, 40 anni, vabbè. Comunque
avremo, ci troveremo faccia a faccia con questa realtà qua. E cosa succede quando un computer ha la capacità di calcolo di tutti i cervelli del mondo? Non si sa ancora. E si chiama la singolarità, che avverrà una determinata situazione in cui appunto ci sarà questa singolarità che non è assolutamente prevedibile cosa succede, e si parla praticamente di fantascienza. Però si comincia già a ragionare in questi ordini di grandezza. E appunto questa persona che si chiama Ray Kurzweil, insieme a Peter Diamandis, che è un altro, hanno fondato questa Singularity University. Se non vi dispiace, dura 8 minuti, così vi... ve la faccio vedere. E a TED del 2008 hanno annunciato la nascita di questa università. Information technology grows in an exponential manner. It's not linear. And our intuition is linear. Facciamo caricare. Facciamo che lo faccio caricare, se non vi dispiace vi parlo un attimo. Vi racconto giusto TEDx Bologna nel frattempo. Allora, l'anno scorso, ad esempio, con TEDx Bologna... Olè. E invece, appunto, cosa succede? Che 4 anni fa abbiamo iniziato a fare TEDx Bologna. Queste qua sono le ultime foto dell'evento che abbiamo fatto al Testoni. Tra l'altro abbiamo fatto il primo TEDx Talk dallo spazio. Luca Parmitano, avete presente? Sì? Grazie. Luca Parmitano ci ha fatto un TED dallo spazio. Io gli mandavo le mail e lui mi rispondeva dallo spazio. Vabbè. Perché appunto in questa dinamica esponenziale nella quale viviamo si arriva insomma, nella stazione geostazionaria, ma si arriverà su Marte e chissà oltre. Questi sono tutti i relatori che abbiamo avuto. Questo è il Eric Ezechiele, è il presidente di Accelera, che è l'associazione degli alunni ritornati dalla Singularity University. Questa persona è Sanzio Bassini, è il presidente del Cineca, che ha uno dei tra i primi 3 o 4 computer più potenti d'Italia, è qua a Bologna al Cineca. Questa persona la conoscete? No? Massimo Marchiori, era un mio idolo, è ancora un mio idolo, è di Padova. Lui, quando avrà avuto più o meno, credo, la vostra età, più o meno i 20 anni, e quindi 20 anni fa, Google non c'era ancora, è andato negli Stati Uniti a una conferenza e si parlava dei motori di ricerca. Come devono funzionare questi motori di ricerca? Lui aveva in mente l'iperlink, aveva un'idea, l'ha comunicata, c'era in sala Larry Page e l'altro socio di Google, gli ha regalato l'idea, e grazie al suo algoritmo è nato Google, okay? E lui niente, gli ha solo un ringraziamento. Sì, ma lui non gli interessa avere i soldi. Adesso è un professore all'università di Padova. Poi abbiamo avuto ad esempio Clet Abram, perché cosa succede? Che in queste conferenze non è che si parla solo di matematica, scienza, cioè design, musica, praticamente è tutto il mondo, tutto lo scibile umano, le persone che hanno avuto le idee più belle vengono qua a raccontare. Clet Abram, credo che l'abbiate visto, è quello che disegna sui cartelli stradali. E adesso addirittura un comune italiano ha reso legali i suoi quadri. Cristiano Bottone,
fondatore in Italia delle Transition Town, è di Monteveglio. Anche qua ci sarebbe un mondo da raccontare. Cosa succede? Che noi viviamo in un'epoca sì esponenziale, però cioè, le risorse sono finite. Viviamo in un mondo finito e fra un po' a livello del petrolio, cioè, si raggiunge il picco del petrolio. E questa persona, Cristiano Bottone, che vive a Monteveglio, ha importato, diciamo, appunto le transition town, persone che cominciano a pensare come si deve vivere, come si può vivere in una realtà dove non c'è più il petrolio. E quindi tutte le tecniche di resilienza viene definito, cioè di adattamento alle nuove realtà che si va incontro. Anche questo talk è molto molto bello. E sono felicissimo di aver avuto Sergio Focardi, è morto 2 anni fa, era un professore emerito dell'Università di Bologna in fisica e ha contribuito allo sviluppo delle CAT. Le CAT pare, però non è ancora certo, uno dei primi strumenti per la fusione fredda, per la produzione di energia elettrica dalla fusione fredda. Qua abbiamo avuto iCube, il robottino di Genova, dell'Istituto Italiano di Tecnologia, sta viaggiando per tutto il mondo e lui è praticamente uno che si occupa dello sviluppo di questo robottino. Avevo chiesto se ce lo portava, non ce l'ha portato, però ci ha fatto vedere delle immagini interessanti. Oltre ai video, e come vi ho fatto vedere prima, cosa succede? Che avendo così tanti TEDx sparsi nel mondo, si formano dei network di persone che sono interessate all'innovazione o interessate un po' a tanti argomenti. E una delle forze di questo format, oltre al video dove trovi la persona stessa che l'ha inventato, no? Non te lo vai a leggere in un libro che cosa ha fatto, come l'ha fatto, no, l'inventore stesso racconta quello che la passione della sua vita, diciamo, quindi è interessante anche per questo. Si formano dei network di organizzatori o persone a cui piace TEDx e si crea appunto un network internazionale, in maniera tale che ci può essere uno scambio di idee di persone a livello globale. Speriamo che billion, it makes a huge difference. And that really describes information technology. When I was a student at MIT, we all shared one computer, took up a whole building. The computer in your cell phone today is 1,000,000 times cheaper, 1,000,000 times smaller, 1,000 times more powerful. That's a billionfold increase in capability per dollar that we've actually experienced since I was a student. And we're going to do it again in the next 25 years. Information technology progresses through a series of S-curves, where each one is a different paradigm. So people say, well, what's going to happen when Moore's Law comes to an end, which will happen around 2020? We'll then go to the next paradigm. And Moore's Law was not the first paradigm to bring exponential growth to computing. The exponential growth of computing started decades before Gordon Moore was even born. And it doesn't just apply to computation. It's really any technology where we can measure the underlying information properties. Here we have 49 famous computers that put in a logarithmic graph. The logarithmic scale hides the scale of the increase, because this represents trillion-fold increase since the 1890 census. In 1950s, they were shrinking vacuum tubes, making them smaller and smaller. They thought they did a wall, they couldn't. Shrink the vacuum tube anymore, keep the vacuum, and that was the end of the shrinking of vacuum. But it was not the end of the exponential. Speriamo anche in uno sviluppo esponenziale della banda. Sai che sarà un po' difficile.
conventional self-organizing molecular circuits. But what he... Even more amazing, really, than this fantastic scale of progress, is look at how predictable it is. I mean, this went through thick and thin, through war and peace, through boom times and recessions, the Great Depression made not a dent in its exponential progression. We'll see the same thing in the economic recession we're having now. At least the exponential growth of information technology capability will continue unabated. Vabbè. Una cosa, per ogni conferenza mettono il relativo video. Allora, ogni conferenza ospita negli Stati Uniti circa 70-80 relatori e ogni relatore ha a disposizione 10-15 minuti, massimo 18 minuti. E durante quella conferenza lì non sono quelle monotematiche dove si parla solo di social network, si parla solo di medicina e via dicendo. Si parla di tutto. E dopo cosa succede? Vengono riprese e ogni piccola conferenza viene fatto un video a sé. Okay. E quindi questo video qui di Ray Kurzweil, ad esempio, è avvenuto durante una delle conferenze e prima o dopo parlavano altri relatori. Questa è possibile vedere anche gli altri? Certo, sì, ci sono mille... Anche senza andare a nessuna conferenza, in realtà potrei vedere... Sì, tutti, infatti... Arriva Ale, arrivano i rinforzi. Prego, se me le vuoi fare in questo momento di tecnico... molti anche introspettivi sulla psicologia, cioè l'esperienza personale delle persone, ma mi chiedo come vengano scelte le persone che vanno a parlare, perché comunque è una posizione importantissima quella di... Cioè come vengono scelte queste persone? Cioè le idee che valgono la pena di essere... Le metti in... Sono... Cioè, chi le sceglie? Chi le sceglie? Le sceglie in teoria il curatore, cioè quindi Chris Anderson... Sì. Allora, hai detto bene, pericolosa come qualsiasi persona che ha un ruolo di pubblicare giornali, essere a capo delle TV e via dicendo. E perché intendi pericolosa? No, ti ascolto. Cioè, le altre che vengono selezionate con quale criterio? Guarda, è un'ottima domanda. Allora, su TED ci sono, come abbiamo visto prima, 1680 relatori e conseguentemente 1680 idee, che sono già tantissime, e, rispetto anche all'offerta che insomma comunemente ci può essere. Se calcoli anche però che questo format è stata data la possibilità a chiunque di organizzare un TEDx, quindi anche a me, e se calcoli che ci sono stati 10.000 eventi in tutto il mondo, ogni evento ha più o meno indicativamente 12 relatori, sono 120.000 relatori in tutto il mondo, quindi questo potere non è che se l'è tenuto stretto nelle mani e guai chi si azzarda a fare qualcosa del genere. In maniera open, in maniera in maniera piuttosto aperta, ha dato la disponibilità a chiunque di farlo. Nel mondo? Quanti video ci sono qua? Allora, su TED abbiamo visto 1600. Su TED. Poi cosa è successo? Che ci sono i TEDx. I TEDx sono questi
sono tutti questi. Sono stati 10, in 5 anni hanno organizzato, abbiamo organizzato 10.000 eventi in tutto il mondo. Alcuni, i migliori, sì, i migliori sì, ma sono tipo 100-150 su TED, che hanno avuto il privilegio di andare su TED. E tutti gli altri invece si trovano su YouTube. Su YouTube è il canale dei TEDx. $7,000 per partecipare. Il prossimo TED... No, come relatore è gratis. I relatori, anche io, quando invito chiunque, non li paghiamo. Non li paghiamo perché gli si dà visibilità, tendenzialmente. E gli si offre il rimborso spesa. Infatti io pensavo che potesse essere un ruolo addirittura. Allora, nel senso, quello che conta è... La cosa bella di questo format è che non è un market, marketing. Cioè tu mi paghi, io vengo a raccontarti le mie idee. Se le tue idee valgono, a prescindere da quanti soldi tu mi possa dare o meno, io ti chiamo. Cioè quello che ha valore non è il denaro che ci sta dietro, ma l'idea in sé. Ah sì, eh? Allora, infatti io sono felicissimo, guarda, brava, ma sono felicissimo perché TED, ad esempio, non è che va lì e fa il TED Prize, ok? Cioè il TED Prize ogni anno, il premio TED, ha vinto anche Bonovox, perché ha organizzato, fa One Punto, Bonovox, oltre a fare il cantante degli U2, ha creato, ha dato vita a un'organizzazione che si chiama One.org. Attraverso questa organizzazione credo che dia da mangiare o curi persone in Africa, e ha vinto $100,000 qualche anno fa. Quest'anno, a parte che questo, ecco, quest'anno chi ha vinto il TED Prize, un'altra cosa ci tengo a dire. Una delle, ad esempio, anche qua in Italia, io sono ulteriormente molto, faccio quello che mi piace e per cui mi rende felice questo. E, grazie a Dio abbiamo il primo, il secondo, il terzo e il quinto video TEDx italiano più visto in assoluto, TEDx Bologna. E il quarto TEDx il video TEDx italiano più visto è Giovanotti, per dire. Quindi abbiamo tre relatori sconosciuti che... In quel contesto lì hanno fatto più click, più visualizzazioni di Giovanotti. Giovanotti è stato a Firenze. Una delle cose belle di questo format, molte persone, soprattutto magari quelle che non lo conoscono, vanno a vedere se ci sono delle persone famose. Ma in realtà qua ci sono delle persone assolutamente sconosciute che ti raccontano delle cose... iper affascinanti. E allora una delle caratteristiche, delle peculiarità, una anche delle cose che me lo rende molto affascinante è scoprire persone che non sono famose al grande pubblico ma che hanno fatto delle cose eccezionali. Ad esempio questa donna qui che ha vinto un premio da $1,000,000, che adesso il nuovo premio di TED è da 1,000,000, e per venire incontro a quello che dicevi, non è pericoloso. Questa donna, insieme alla sua organizzazione, a livello mondiale, vuole combattere le società segrete. Come forse penso sappiate, no? Io vado ai Caraibi, vado nei paradisi fiscali, creo una società che a sua volta crea un'altra società, di un'altra società, di un'altra società, non si sa mai chi è il proprietario. Sono delle scatole cinesi dove c'è un'evasione fiscale da paura, uno quando non sei responsabile possono fare di tutto, traffico d'armi, corruzione e via dicendo, un bel talk. Tra l'altro parla anche dell'ENI, durante il talk lì negli Stati Uniti di cosa è avvenuto in Nigeria dell'ENI. E questo è... Se mi permetti, diciamo, non so se è corretto, è molto etico. Cioè, nel senso, hai questa popolarità, non è che fomenti il crimine, diciamo, ma anzi lo combatti attraverso queste operazioni che da soli non si riesce a fare tanto, ma facendo sentire la propria voce,
con questa organizzazione vogliono combattere, e non è un problema anche solo italiano, cioè anche se l'Italia abolisse le società segrete, siamo nel mondo iperconnesso, ci si mette 5 minuti ad aprire una LTD, una società in un paradiso fiscale, anche se sono italiano. Quindi un altro degli aspetti secondo me molto bello e interessante è che questo livello di conversazione, perché si tenta di generare delle conversazioni, lo si sposta a un livello mondiale, perché arrivati a questo punto della tecnologia, delle comunicazioni, è, non dico inutile, ma è molto limitativo parlare solo dei problemi circoscritti a Bologna, all'Italia o all'Europa. Siamo in un contesto globale, quindi ci vogliono soluzioni e mentalità a livello globale. Io non volevo, vi chiedo scusa che non volevo parlare così tanto, volevo far parlare i video TED, adesso speriamo che funzionino. Hated these graphs because I had them through 2002 in my book Single Eyed Engineering, so we updated them just to present it here to 2007, and I was asked, aren't you nervous? I mean, maybe we kind of didn't stay on this exponential progression, and I was a little nervous because maybe the data wouldn't be right, but I've done this now for 30 years and it has stayed on this exponential progression. Look at this graph here. You can buy one transistor for a dollar in 1968. You can buy half a billion today, and they're actually better because they're faster. But look at how predictable this is. And I think it's not just overfitting the past data. I've been making these forward-looking predictions for about 30 years. And the cost of a transistor cycle, which is the measure of the price performance of electronics, comes down about every year. That's a 50% deflation rate. And it's also true of other examples like DNA data or brain data. But we more than make up for that. We actually ship more than twice as much of every form of information technology. We've had 18% growth in constant dollars in every form of information technology for the last half century. I'm a breeze. Che ore sono? Ok. Guarda se la rete è quella giusta. Sì, sì, l'università è quella del comune. Va bene. Avete domande per caso? Anche non per caso, per forza? No. E cosa succede? Che ogni giorno praticamente pubblicano un talk. Quindi magari adesso, per dire voi che lo scoprite oggi, ci sono tanti bei talk da vedere. Secondo me sono anche la base di pensieri che voi dovreste già avere. Ok? Perché andiamo incontro a una realtà che ha dei cambiamenti iperveloci, e questo ad esempio dell'innovazione esponenziale secondo me è uno dei primi concetti che è utile sapere per leggere la realtà che ci circonda con gli occhi e gli occhiali interpretativi forse più corretti. Ci sono anche tanti altri talk e poi uno non è che ovviamente non è obbligato a guardarli tutti, però uno al giorno esce, e se magari può essere di vostro interesse magari uno ci dà un'occhiata, altrimenti no. E ad esempio, oltre alle traduzioni, c'è anche la possibilità di vederlo in topics. Ad esempio, faccio un esempio, traduzione della pagina, non ci interessa. Qui ad esempio, uno non so, è interessato ai product design, o vuole conoscere un po' più di leadership, democrazia, depressione, Africa, design, vita, letteratura, cioè sono praticamente trattati un sacco di argomenti. E tendenzialmente da persone sconosciute, ma sono
direi quasi tutti molto, molto interessanti. E vedete quanti argomenti ci sono: moralità, pesci, linguaggio del corpo, libro. E praticamente io quando lo diffondo un po' in giro così, credo poi anche che sia vero, non so se conoscete la conferenza, il World Economic Forum di Davos, no, e probabilmente è la seconda conferenza più famosa al mondo questa, grazie anche appunto al miliardo, adesso ha raggiunto 1 miliardo di visualizzazioni, tutti i talk messi insieme e con questa diffusione oserei dire capillare in tutto il mondo. Qua la rete non va. Anche qua non va, cioè non va. Ma c'è la rete? Ma c'è sempre. E questo qui sono i TEDx sparsi nel mondo, che è molto bello. Questo lo faccio vedere ogni volta prima di un TED, faccio vedere questo qua. TEDx is part of a much bigger revolution in global education made possible by the web. Piccolo trailer di tutti i TEDx al mondo. Quindi per poter andare a parlare devo essere chiamato? No, ti puoi anche candidare. Ah. Ti candidi e poi in base a quella idea, in base a insomma a che idea hai, però tendenzialmente deve essere già, non è come le start-up, vai a fare un pitch perché qualcuno investa su di te. Qua è
al termine, nel senso da essere già maturato, fatto tutto. No, infatti, cioè, quello che rende poi il successo, che presumo il successo a livello mondiale, anche la ragione per cui a me piace, è che è molto, molto semplice, ti raccontano magari argomenti complessi ed è sì, informale con delle belle slide e così. Il più giovane che abbiamo avuto anche Cecilia Strada, che è la figlia di Gino Strada, che è presidente di Emergency, abbiamo fatto un talk con lei. Invece Federico Pistono, conoscete? È stato alla Singularity University, ha scritto un libro come i robot ci ruberanno il lavoro, ma è tutto ok. Questi sono tutti i video che abbiamo. Poi ovviamente per reggere un evento di questo genere ci vogliono partner e sponsor, che è la parte più meno divertente, no, insomma, va bene, è più facile trovare delle idee che degli sponsor. Questi sono tutti i relatori che abbiamo avuto. Questo secondo me, se per caso un giorno andrete mai a guardare il video a TEDx, è probabilmente il TEDx Talk Bologna più bello che ci sia stato. Lei è la direttrice del MART, che è il Museo d'Arte Contemporanea di Rovereto, paesino vicino a Trento, e hanno molto bello, e lei ha fatto, secondo me, uno dei talk più belli. Tra l'altro il prossimo evento avrà una sessione dedicata con il titolo del suo talk, Di più di tutto. Perché vi parlo un po' del prossimo evento, ve ne parlo tanto. Stamattina io ho parlato con un professore bresciano che lavora al CERN, sono andato un po' mi ha raccontato che hanno fatto un esperimento sull'antimateria. E mi raccontava l'antimateria. E avremo al prossimo evento questo professore che è riuscito a creare un fascio di antimateria. Gli ho chiesto se per favore ce ne portava un pochino, ha detto di no. perché l'antimateria, se viene a contatto con la materia, boom, è come il meno e il più, diventa zero, ma no, perché produce luce, ha detto. E nell'universo c'è dell'antimateria, noi produciamo antimateria, mi ha detto delle storie un po' incredibili, e lui le studia al CERN. Tra l'altro vi dico, i relatori sono top secret, quindi quello che vi dico qua, mi raccomando, non ditelo a nessuno, soprattutto su Facebook. No. Prossimo evento, visto che non va il video, qualcosa, gli ultimi 3 minuti ve lo dico. Dovevamo pubblicare la scorsa settimana, però abbiamo avuto un problema di rete e quindi non ci siamo riusciti. Il tema sarà nella meraviglia e nell'oscurità. Nella meraviglia perché? Perché viviamo nella meraviglia dell'universo, ma anche perché nella meraviglia è uno stato dell'essere, no? Nell'essere nella meraviglia, nella scoperta di qualcosa sempre meraviglioso. Quindi nella meraviglia e nell'oscurità. Perché l'oscurità? Perché la meraviglia, credo, è un sentimento che nasce da un momento magari un po' oscuro. E durante le 3 sessioni, da oscuro, da qualche cosa che non si conosce ancora precisamente. Allora suscita questo stupore. E le 3 sessioni raccontano la nascita di questo sentimento. Infatti la prima si intitola Le mappe dell'inesplorato, perché appunto la meraviglia nasce dal fatto che tu vai in qualche cosa di inesplorato. Se tu rimani sempre nella tua, come vengono definiti, comfort zone, nella tua zona di comfort, presumo che non sia tanta meraviglia, magari dopo un po' di noia, allora devi andare in qualche cosa di inesplorato. Ma noi di TED e TEDx, molto modestamente, avendo dei relatori di questo genere, mostriamo le mappe dell'inesplorato, che è un ossimoro, perché se è inesplorato, come si fanno ad avere le mappe? No? Vabbè, le mappe dell'inesplorato. Poi cosa succede? Una volta che sei andato nell'inesplorato, il tuo pensiero non può essere come quello di prima, come oggi. Vi ho fatto vedere, ad esempio, tanto per risottolinearlo, l'innovazione esponenziale,
magari il vostro pensiero è cambiato, non è più quindi pensiero divergente, per arrivare all'ultima sessione, appunto, allo stupore, alla meraviglia. E che cos'è lo stupore e la meraviglia se non qualcosa di più del tutto che già crediamo, presumiamo di conoscere. Quindi più di tutto. Va bene. Una cosa, e invece quando ci fa un evento per X quanto costa? Oh, bella domanda. Dopo per i biglietti io li vendo di là, ne devo vendere 800. No, e costa pochissimo, costa 30 euro. Ah, ok. No, 30 euro, avremo 12 relatori, ma non so, nel senso... E dove si terrà? Allora, noi siamo stati, il primo evento in assoluto l'abbiamo fatto in Sala Borsa, poi siamo stati in Ducati, all'auditorium della Ducati, dove abbiamo fatto anche il record del mondo, forse qualcuno ce l'avrà già battuto, il record del mondo di trasferimento di energia elettrica senza fili, e senza fili con le bobine di Tesla. C'erano queste bobine di Tesla qua, vediamo se c'è, faccio vedere? Non è su Google, Mass. Allora, questo qui è stato, era il simbolo dell'anno scorso, che il nostro, abbiamo un direttore artistico, e eravamo in un palco così, carino. Questo qui simboleggiava l'innovazione esponenziale, con la X-Track eravamo al Testoni. Volevo vedere se c'era... Ah, qua è Luca Parmitano, dallo spazio. Con il nostro simbolino. Dopo la NASA non mi ha autorizzato a diffondere il video, quindi abbiamo solo queste immagini qua. Cioè, ce l'ho io a casa. Eccomi, ecco qua, Trackete. C'è un'altra che sembra Obi-Wan Kenobi, vedete, ci sono le due bobine di Tesla. Ecco. C'ho le due bobine di Tesla e questa qua, avevo il bulbo pelato, ecco come notate. E in mezzo c'era il neon che funziona. C'è tutta una storia del 1900, pare, con Tesla, uno dei geni del secolo scorso. Aveva come adesso i cellulari funzionano senza cavo, anche il wifi dovrebbe funzionare così, anche l'energia elettrica funzionava, ma da 100 anni funzionava senza trasmissione via cavo. C'è tutta una storia che non so quanto sia vera o non vera, che per motivi economici hanno pensato bene di farla trasportare con il cavo, che così il cavo, sono io il proprietario del cavo, se te vuoi l'energia elettrica la paghi a me, se invece l'energia elettrica fosse liberamente fruibile così, insomma, vabbè, ma quella lì è un'altra storia. E di cosa vi dicevo? Ah, faccio vedere un po' di eventi. Abbiamo fatto un bellissimo video, mamma mia, ve lo faccio vedere. Dopo basta. Facciamo un trailer per l'evento. Quindi vi dicevo che siamo stati in Sala Borsa, Ducati, B20, una splendida location vicino alla stazione, trailer. Questo qua è stato il trailer di 2 anni fa, ma tanto non va. Ah, non va. Ah, questo qua va. Mai avrei immaginato di nascere in un tempo in cui tutto il mondo è così moderno. E il moderno viene consumato, superato e modificato. La tecnologia che non si ferma diventa intrattenimento. L'innovazione sociale che chiede a gran voce la rivoluzione. E le nostre vite interconnesse mai così bisognose di passione e creatività. Vorrei poter tornare indietro a quel momento, al vostro 2012, per chiedervi di osare di più, di fare di più e di consumare meno. Dovete provarci, seminare creatività per raccogliere innovazione e andare incontro al futuro con la determinazione non soltanto di credere alle volte,
Questo era il video. Questo era il video trailer di 2 anni fa. E niente. La cosa fondamentale sono i temi. Quindi la prima volta abbiamo fatto incontro al futuro, la seconda passione creatività e questa volta innovazione esponenziale, questa volta la meraviglia. Nella meraviglia e nell'oscurità. Quindi si sa già dopo Amsterdam. Allora, non l'ho ancora comunicati. Tra l'altro, quando mi chiederanno un giudizio su di voi, no, non è vero. Se cliccate tutti mi piace sulla pagina di Facebook, No, va bene, a parte il prossimo evento è ancora top secret, nel senso non ho ancora comunicato niente, ma dovrei comunicarlo tra poco e comunicheremo la data, che sarà il 25 ottobre, la pagina di Facebook, sul sito internet, dappertutto, e metteremo in vendita i biglietti. TEDx Bologna, sì. TEDx Bologna. E abbiamo avuto un problema, appunto, qua, come è avvenuto qua, di linea, e non siamo, dovevamo farlo la settimana scorsa, lo facciamo. Facciamo la prova questa settimana, sabato 25 ottobre, e andiamo lì. Mi dispiace di non essere riuscito a farvi vedere, ad esempio, questo lo conoscete, Elon Musk, è il nuovo Steve Jobs, lo conoscete? Sì, tutti? Questo è il nuovo Steve Jobs, ha inventato PayPal, presente PayPal, adesso ha inventato la Tesla, e questo è il curatore di TED. Adesso va. Well, it goes back to when I was in university. I thought about what are the problems that are most likely to affect the future of the world, the future of humanity. I think it's extremely important that we have sustainable transport and sustainable energy production. That's sort of overall sustainable energy problem is the biggest problem that we have to solve this century. Independent of environmental concerns, in fact, even if producing CO2 is good for the environment, given that it's, we're going to run out of hydrogen problems, we need to find some sustainable means of operating. Most of American electricity comes from burning fossil fuels. How then an electric car that plugs into that electricity come? Right. There's two elements to that answer. One is that even if you take the same source fuel and produce power at a power plant and use it to charge electric cars, you're still better off. So if you take, say, natural gas, which is the most prevalent hydrocarbon source fuel, If you burn that in a modern General Electric natural gas turbine, you'll get about 60% efficiency. If you put that same fuel in a thermal combustion engine car, you get about 20% efficiency. And the reason is, in a stationary power plant, you can afford to have something that weighs a lot more, is voluminous, and you can take the waste heat and run a steam turbine and generate a secondary power source. So, in effect, even if you take into transmission life into account, even using the same source fuel, you're at least twice as better off charging an electric car than just burning it at the power plant. That scale delivers efficiency. Yes, it does. And then the other point is, we have to have sustainable means of power generation anyway, electricity generation. So given that we have to solve sustainable electricity generation, then it makes sense for us to have electric cars as the mode of transport. So we've got some video here of the Tesla being assembled, if you could play that first video. Questa azienda qua produce pochissime macchine, pare che abbia una quotazione in borsa superiore alla Fiat. È tutto robotizzato così, è della miglior macchina elettrica al mondo. There's just no way around Newton's third law. The question is, how do you accelerate the advent of electric transport? And in order to do that for cars, you have to come up with a really energy efficient car. That means make them incredibly light. And so vabbè. Comunque, se ricordatevelo, quest'uomo qui, Elon Musk, è di un'altra categoria. Adesso sta facendo praticamente un'azienda, lui, SpaceX, lancia dei missili, vuole andare su Marte, adesso in rete ci sono i video, lancia dei missili, i primi erano tipo a 50 metri, 100, 200, adesso credo che sia arrivato quasi a 1 chilometro, missile, e poi atterra così. Cioè, in maniera tale, cioè, anziché avere il Columbus, no, che fa... Questo qua parte così e riescono a farlo atterrare così. E la sua azienda si chiama SpaceX, probabilmente
a oggi, a parte probabilmente Mark Zuckerberg, per dire, lui è il miglior imprenditore al mondo. Ha fatto PayPal, la Tesla, le auto, queste qua elettriche. Però vi volevo far vedere l'ultimissimo video, se mi permettete, che è il video che mi ha fatto innamorare di questo format. Chissà mai se andrà. Non andrà mai. Dura solo 5 minuti, l'altro durava 21. English lost. I wanted to vomit. I had never been surrounded by so many Azungu, white people. There was a story I didn't tell you then, but well, I'm feeling good right now. I'd like to share that story today. We are 7 children in my family, all sisters except me. This is me with my dad when I was a little boy. Before I discovered the wonders of science, I was just a simple farmer in a country of poor farmers. Like everyone else, we grew maize. One year, our fortune turned very bad. In 2001, we experienced an awful thing. Within 5 months, all Malawians begin to starve to death. My family ate 1 meal per day at night, only 3 swallows of sima for each one. Passes through our bodies, we drop down to nothing. In Malawi, secondary school, you have to pay school fees. Because of the hunger, I was forced to drop out of school. I looked at my father and looked those dry fields. It was the future I couldn't accept. I feel very happy to be at the first year of secondary school. So, I was determined to do anything possible to receive education. So I went to a library. I read books, science books, especially physics. I couldn't read English that well. I used diagrams and pictures to make the words around me. Another book put that knowledge in my hands. It said, windmill to pump water and generate electricity. Pump water meant irrigation, a defense against hunger, which we are experiencing by that time. So I decided I'll build one room for myself. But I didn't have material to use. So I went to a scrapyard, where I found my materials. Many people, including my mother, said I was crazy. I found a extractor fan, shock absorber, PVC pipes, using a bicycle frame and the old bicycle dynamo, I built my machine. It was one light at first, and then 4 lights, with switches, and even a circuit breaker modeled after an electric bell.
machine pumps water for irrigation. Queues of people start lining up at my house to charge their mobile phone. I would not get rid of them. And the reporters came too, which led to bloggers, and which led to a call from something called Ted. I had never seen an airplane before. I had never slept in a hotel. So, on stage that day in Arusha, my English lost. I said something like, I tried and I made it. So I'd like to say something to all the people out there, like me, to the Africans and the poor who are struggling with your dreams. God bless. Maybe one day you watch this on the internet. I say to you, trust yourself and believe. Whatever happens, don't give up. Thank you. Buon proseguimento. E ci vediamo il 25.